mettilo qua. Ecco. Direttamente dall'artista. Voilà. Bello. Gilberto Calasso regala a quella sud per il suo compleanno. Questa cosa con dei malucchi. Chi te ne mi riata a schiattare, grazie Gilberto. Bacio, bacio, bacio. Bacio a cadere. Bacio. E com'è la storia? C'è una storia? Come nasce? Racconta la storia un po'. Allora, la storia nasce molto semplice. Praticamente è una tradizione greca che abbiamo ereditato, come tante cose dalla Grecia abbiamo ereditato. E c'era questa tradizione di appendere fuori le case, le stalle, il ferro di cavallo affinché allontanasse tutti i mali. Tutti i malocchi. Il ferro deve essere posto con il semicerchio rivolto verso il basso perché il male deve uscire, fuoriuscire, non lo deve contenere così, ma deve fuoriuscire. E quindi c'era questa tradizione per proteggere casa e animali, perché poi gli animali erano fondamentali per quanto riguardava l'alimentazione e la sopravvivenza dei malocchi. Era importante. Bene, applauso. Ma non è finito. Questa è una cosa un po' lunga, te la sto sintetizzando. L'altra tradizione era quella di appendere un peperoncino, russo e forte assai, come si usava a me in Mugnano. Chiaramente qua mettiamo il corno e il peperoncino ha un valore comunque, penso che lo sapete, fallico e quindi di procreazione, di fecondità, di fecondazione, di priapo, eccetera, eccetera. Oltre questo c'è un'altra sorella interessantissima, perché dovete sapere che ci sta un domenicano inglese che non ci azzecca niente col Napoli, che si chiama Dunstano, sembra un nome stano, sembra Tungsteno, invece Dunstano, Sandustano, addirittura è un santo. Sandustano. Che il napoletano potrebbe essere poco allusivo. E può essere pure che ci azzecca questo fatto di allusivo. Alla carriera. Infatti Sandustano è simpaticissimo, perché? Perché questo Sandustano scendette a patto con diavolo. Praticamente Sandustano si incazzò col diavolo, si incazzò e ferrai e zuccolo lo diavolo mi ferrò, e questo diavolo non si trovava con questi chiodi e questo ferro che gli aveva messo, cui si lamentava ogni giorno interricchi Sandustano dice ok, ho raggiunto il mio scopo, cioè qual è? Quello di levarti motos ferro, però a mascere a patto tu e a far sta quieta tutto quanto, tutte in casa russano un fierre cavallo e ci ha fa sta grazia e dire, e quindi pure Sandustano ce ne a patto pure quindi questa è un'altra cosa molto bella. Sandustano. Come tu ti spotterai di leggertelo, perché ti mettere a leggere, mo da leggere. C'è sempre stata la tradizione a appendere la cianfi cavallo fuori a stalla e fuori a porta da casa. Che sì. E questo fatto facevano pure i romani. Pure i romani, perché lo do per scontato che perché solamente a così si poteva allontanare la mala sorte. Ma l'occhio e malattia. La prima cosa che sa da fa è che le mettono un bello paruolo, piccirillo, ma è russo e forte assai, che sanno a bruciare il dito. E poi sa da via a sorte trova sta cianfa con i chiuva vicino. Fatto. Bello. Con i chiodi. Perché solo a così sa la potenza sua. Cioè c'ha un valore aggiunto di contro Oglio, infatti il chiodo dice che se tu trovi anche il chiodo sei fortunato, anche il chiodo simbolo, non so se... Anche la semenzella? La chiave! Con la semenzella? Una volta, Sandustano, a cianfe cavallo, allo zucchero rogliato, e chi si mette a tinte ricchi di strano, passava la fa. Però Osanda subito facette ricatto, e cioè ci dicette purissimi dei ricchi. Uè, tu come fai palla corte, capito o no? Modo lei sta cianfa, ma vinta tutti in casa a due che una cianfa, sa da sta quieta, senza malattie, insomma, sa da sta grazie a Dio. E a così, pur sa non stare, si mette a patto il cuore. Bello, bravo! Bravo! Nicola! Bravo!
Allora, mo hai capito quello che faccio, cioè praticamente a me piacciono le tradizioni, no, mettila più possibile, e le trasferisco su degli oggetti. Bellissimo. Gli oggetti parlano, quindi c'è la cultura con l'artigianato e tutto, è tutta una commistione. Bravo Gilberto. Perché ogni oggetto deve avere il suo valore, cioè noi dobbiamo valorizzare la campana, per esempio, che se la campanella è una cassa. Allora gli spiego sempre, quindi per ogni oggetto io do una spiegazione. Bellissimo. E questo è il cofanetto.